Ci sono molti motivi per studiare i vulcani, ma il principale è che spesso si trovano dove vive moltissima gente e ogni tanto qualcuno di questi vulcani esplode. Per fortuna, prima di entrare in eruzione, i vulcani ci avvertono con dei segnali che dobbiamo saper leggere. Alcuni vulcani lanciano messaggi molto chiari. Cominciano a brontolare quando il magma si muove ed è piuttosto facile prevedere che si risveglieranno. Altri vulcani sono meno prevedibili e i loro segnali sono difficili da interpretare. Ad esempio le caldere, grandi strutture di sprofondamento che si formano quando la camera magmatica si svuota nel corso di grosse eruzioni. Questo tipo di vulcano è molto attivo nel lanciare messaggi, anche troppo. Può capitare infatti che le caldere generino segnali molto intensi anche quando non sono ancora pronte ad eruttare. Di conseguenza il rischio di falsi allarmi è molto alto. Le caldere sono diffuse in tutto il mondo, ma in Italia ne abbiamo una fantastica, i Campi Flegrei. Questa vasta area a nord-ovest di Napoli mostra la sua natura vulcanica in molti modi. Con la forma dei vecchi crateri spenti, la presenza di fonti termali, una solfatara, e, non ultima, la deformazione del suolo, qualche volta accompagnata da terremoti. La terra dei Campi Flegrei, infatti, si alza e si abbassa lentamente senza mai fermarsi. Questo succede a causa del movimento di gas e magma nel sottosuolo. Tutto questo sali e scendi, però, non è sufficiente a stabilire quando il vulcano si risveglierà. Nei primi anni 70 e poi ancora nel 1982, un deciso aumento del fenomeno aveva preoccupato studiosi e abitanti. L'aumento di sismicità fu tale da rendere necessaria l'evacuazione di pozzuoli. Tuttavia, nessuna eruzione fece seguito a tanto movimento. Ma non possiamo abbassare la guardia. Nel 1538, per esempio, le cose andarono molto diversamente. Le scosse sismiche e la deformazione del suolo culminarono in un'eruzione che formò un nuovo vulcano, il Monte Nuovo. L'eruzione durò per un paio di giorni, distruggendo il piccolo villaggio di Tripergole e terminò lasciandoci una montagna nuova di zecca. Anche se sono passati alcuni secoli, qualcosa del genere potrebbe ancora succedere. Il sistema vulcanico dei Campi Flegrei, infatti, è ancora attivo e potenzialmente esplosivo, ma è difficile dire dove e quando si potrà aprire una bocca eruttiva ai Campi Flegrei. Per questo motivo raccogliamo con attenzione tutti i segnali che la caldera ci manda. Come medici che esaminano un paziente, osserviamo il vulcano per capire come cambia. Misuriamo la temperatura e la composizione delle sue fumarole. Teniamo d'occhio la deformazione del suolo e l'attività sismica. Questi dati ci servono a formulare ipotesi, a sviluppare teorie e modelli numerici che ci aiutano a descrivere i fenomeni naturali e i segnali che generano. Il confronto fra modello teorico e dato reale aiuta a comprendere cosa sta succedendo sotto i nostri piedi. Fare previsioni è molto difficile. Ogni giorno usiamo energia, esperienza ed immaginazione per combinare insieme le informazioni che raccogliamo, come se fossero i pezzi di un complicatissimo puzzle. Alla ricerca scientifica spetta il compito di cercare ogni tassello e di trovare il suo posto nel quadro di insieme. Il quadro appartiene ai cittadini, perché conoscendo il territorio e i suoi rischi, possono amministrarlo al meglio delle capacità e conoscenze.